ed è venuto anche qui il grande Maurizio. Oh, yeah, ah, yeah. E dai! Ecco, ci sta. Visto subito quando è partito. Il primo errore che ha fatto. Allora, Maurizio, che dici? Si dice il giorno che Canzi è anche femminile. Certamente, no. Quello no. Canzi dà una mano. Noi siamo i jolly della società, si girano, ci mandano di qua, di là, ovunque serviamo, per quello che possiamo. Però qui è un'impresa femminile, molto ardua, eh? Molto, molto ardua. Vediamo un pochino quello che si riesce a fare. Però. Ragazzi, che però anche vedere ora fuori di metafora, vedere tutta la società comunque, esatto, coinvolta, vicina, no? Vicina, esatto, anche alle ragazze, dal primo allenatore, sì, al direttore sportivo, cioè, proprio per far, no? Capire che, esatto, comunque ci siamo, tutte le categorie a Pontedera sono importanti, tutte le categorie, e quindi dove serve, o meglio dove serviamo, noi si va a provare a cercare di, ci si prova. Anche perché nulla è scontato, ci stanno ancora i play-out, quindi c'è ancora da lavorare, possiamo tanto ancora, da lavorare. Potenzialmente si possono ancora evitare. Esatto, anche questo. Tutti a Monza. Siamo sempre in tempo. Sì, sì, sì. Domenica a Monza si prova a costruire una grande prestazione. Le ragazze devono rispondere, oggi hanno risposto. Noi questo aspettavamo, attendavamo la risposta loro, c'è stata. Risposta di carattere, oggi messo grinta, giocavate messo... perché praticamente la partita è finita, oggi giocavamo contro una grande squadra, una delle pretendenti al titolo finale, quindi vabbè, non sono queste le partite, o meglio forse gli abbiamo chiesto qualcosa in più, gli abbiamo chiesto l'impossibile, ce lo stavano dando, fino al 44esimo del primo tempo non si era rischiato nulla, avevano fatto tutto bene, normale che una squadra che comunque viene da un campionato, meglio dalle ultime gare un po' allunga poverine, dai non gli può chiedere di più, però può essere, a parte il risultato, può sembra che sia insomma una botta, no, di sì, una botta elettrica, sì, insomma, quello sicuramente, forse, sì, quello sicuramente sì, hanno combattuto, almeno la squadra è viva, se non fosse stato così allora uno dice è utile provarci, ci si prova perché sono vive. Sembra un po' quasi Pontedera Cesena di una quindicina di partite fa. Ah, un sì? 3-0 casalingo, dove però tutto sommato fino a prendere il gol era stata episodica. Esatto. Tutto sommato, dove c'è, no? Una differenza tecnica importante. Assolutamente, certo, no? Certo. Assimilabile. Comunque hanno fatto bene le ragazze, anzi noi attendavamo questa risposta. Fino alla fine, fino alla fine. Alza. Grazie a te Maurizio. Allora, non commentiamo il risultato perché, via, non lo commentiamo, no? Ok, però parliamo di una situazione nuova e bisogna crederci, e ci dobbiamo credere, no? Quello è sicuro, altrimenti non scendiamo mai in campo. Penso che oggi era importante raccogliere i cocci, rimettere ogni tassello al suo posto. Le ragazze devo dire che hanno dato il massimo. Ovviamente siamo in un periodo dove tra influenze e infortuni siamo un po' decimate. Oggi era una partita tosta, difficile, però credo che abbiamo dimostrato che ci possiamo salvare. Sì, questo infatti diciamo che domenica prossima dobbiamo vincere. Domenica è fondamentale, domenica è uno scontro diretto, no, non possiamo mancare la vittoria. E sicuramente però dopo la prestazione di oggi me la sento più vicina. Ok, bene, però faccio un sorriso perché il tuo sorriso è stupendo. Ok, domenica dovremo tirar fuori tutto, ci crediamo. Sì, ci crediamo, e se entriamo in campo come siamo entrati nel primo tempo, alla fine abbiamo tenuto testa 44 minuti contro una grande squadra, e quindi penso che domenica porteremo a casa la vittoria. Grazie mille. Grazie a voi.